Buonasera e bentrovati, un'altra puntata di In Cammino, questa sera dedicata alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona, in programma a cavallo tra luglio e agosto prossimo. Oggi andiamo proprio in Sicilia per capire come si stanno organizzando tante diocesi siciliane proprio per arrivare a Lisbona preparati nel momento giusto, con un bagaglio importante di contenuti affinché Lisbona non sia solo un evento ma sia una tappa di un percorso più lungo. Abbiamo preparato anche un cartello che ci dà proprio l'avvio per questa puntata In Cammino verso Lisbona. Eccoci qua con il bel logo della GMG di Lisbona 2023. Per parlare di GMG e Sicilia è venuto a trovarci in studio Andrea Badalamenti. Ben trovato Andrea. Grazie. È referente per la GMG dell'Arcidiocesi di Monreale, ci racconti tutto. Poi collegato da Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, se non sbaglio è con noi Don Giuseppe Grignano, ben trovato. Sì, salve, ecco, grazie. Qua, direttore della pastorale giovanile della diocesi di Trapani, quindi abbiamo due voci per capire come sta andando questo percorso. Partiamo dallo studio. Andrea, allora, non è facile organizzarsi per una GMG, anche questa di Lisbona, anche se sembra vicina, comunque è ai confini dell'Europa, quindi i costi, i viaggi, sensibilizzare, organizzare, sono veramente tanti gli aspetti da mettere in campo per una giornata mondiale della gioventù. Dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza diocesana, quali sono state, quali sono le difficoltà che hai trovato? Le difficoltà maggiori sono state per una questione di organizzativa di spostamento. Okay. I ragazzi erano molto, molto entusiasti nel partire, però una questione di costo è stato quello che maggiormente ha influito. Io naturalmente, come tanti altri della pastorale, abbiamo cercato di fare il massimo, abbiamo cercato di organizzare tutto nel migliore dei modi, però per un motivo o per un altro purtroppo il costo per molti è stato eccessivo. Però naturalmente abbiamo cercato di prepararci per questa giornata mondiale della gioventù con vari eventi, dalla notte diocesana che abbiamo fatto a novembre, a varie lezioni divine che stiamo facendo nelle varie vicarie della diocesi di Monreale. Partiremo un piccolo gruppo, però allo stesso modo cercheremo sempre di lasciare qualcosa qua, proprio nel periodo della GMG. Quanti partite? In 16. Vabbè, gli apostoli erano 12, hanno fatto un bel movimento, mi sembra, da lì in poi. Don Giuseppe, se non sbaglio, 7 diocesi della Sicilia si sono unite, tra cui le vostre che rappresentate questa sera, per andare un po' anche incontro a queste difficoltà, no? Che ci raccontava adesso Andrea, per fare un percorso comune. Perché questa scelta? Ma la scelta è stata innanzitutto sicuramente di comunione, no? Cioè provare a condividere nella comunione tra le nostre chiese locali anche la preparazione, ma la partecipazione alla GMG. Quindi lo spirito che ci ha animato è proprio stato quello di camminare insieme, di fare un cammino comune fra le diocesi, fra le chiese di Sicilia e quelle che siamo riusciti a metterci insieme. E questo sicuramente per arricchire i ragazzi, perché favorisce una condivisione fra di loro, una comunione fra i ragazzi delle varie diocesi, proprio per vedere un cammino comune. E poi anche per una questione organizzativa, sicuramente mettere insieme più diocesi significa anche condividere le spese, no? Cioè riuscire a cercare di pesare di meno sui ragazzi e a mettere un incentivo in più da parte delle nostre chiese locali, perché possa essere un segno di attenzione delle nostre diocesi verso i giovani che scelgono comunque di vivere questa esperienza importante e significativa per il loro cammino di fede. Don Giuseppe, dicevi in apertura, affinché no, l'evento di Lisbona non sia solo un evento ma una tappa di arrivo e di ripartenza nella crescita di un ragazzo, a che cosa bisogna dare maggiore attenzione?
Sicuramente penso che bisogna dare maggiore attenzione proprio a questa dimensione sia di preparazione ma anche di ricondivisione di quello che si è vissuto a Lisbona con le nostre chiese locali, cioè questa capacità di poter aiutare i ragazzi a prepararsi e sapendo che tutta una chiesa che li accompagna, così come il saper riconsegnare alla chiesa locale l'esperienza vissuta. E questo permette di creare questa sorta di continuità, no? Cioè di far sì che l'evento non sia soltanto fine a se stesso, ma permetta di sentire il legame che unisce con la Chiesa, con la diocesi, ma anche il servizio che si continua a rendere alla diocesi attraverso l'esperienza e attraverso quello che si è vissuto alla Certo. GMG. Andrea Badalamenti, tornando a Monreale, entrando un po' di più nello specifico in questo percorso di avvicinamento e di preparazione, avete detto che siete partiti con la GMG diocesana di novembre, e adesso quali saranno i passi che contraddistinguono un po' Monreale? Abbiamo sotto naturalmente scelta del vescovo Gualtiero, abbiamo organizzato per tutte le varie vicherie della diocesi delle lezioni divine proprio sul Vangelo di Luca. Maria si alzò e andò in fretta. E da lì naturalmente delle lezioni per i giovani per cercare di portare la parola, che è la parola di Dio naturalmente, a giovani e farla fruttare. Certo, non è semplice, soprattutto nel mondo in cui ci troviamo oggi, però la cosa di cui rimango io veramente basito, è la risposta di molti giovani che sembrano lontani, però a un'attenta lettura del Vangelo è quasi come se riscoprissero un Dio che per loro l'avevano semplicemente accantonato, e tra cui l'ultima lezione divina che è stata a Carini, sono stato davvero contento nel vedere una ragazza che l'anno scorso l'ho conosciuta, che per lei Dio quasi come se non esisteva. E poi mi sono girato, quando mi sono girato per guardarla, aveva le lacrime. Allora poi si chiama Federica, ho detto: Federica, ma può essere ho sentito qualcosa, non lo so. Poi Quindi. Andrea, non lo sapete, ma lui è anche professore di matematica, no? E quindi giovane professore di matematica, ha a che fare la mattina con i giovani a scuola e il pomeriggio con i giovani, diciamo così, in parrocchia. Quanto bisogno c'è di stare insieme? Dal tuo punto di vista, parlando di giovani, anche in questa dimensione di gruppo, di fede, di immergersi con altri giovani in un orizzonte più grande? Io quello che vedo sia a scuola sia all'infuori dell'ambiente scolastico, vedo una gioventù che ha bisogno di essere ascoltata, una gioventù che è spesso chiusa, molto colpita dal periodo della pandemia. Alcuni non hanno completamente intenzione né di parlare né di guardare se stessi, altri invece basta con qualche piccolo passo, riescono a fare dei piccoli passi in avanti verso quello che, a mio parere, è la cosa più importante, che è Dio, che sembra qualcosa sempre di così distante, ma disegna la nostra vita dallassù, anche se sembra qualcosa di impossibile per alcuni. Tu sei alla prima GMG? Sono alla prima GMG. Questo è importante anche questo punto di vista, perché organizzare una GMG ed essere anche alla prima GMG credo ci sia una doppia emozione. Tanta, abbastanza, però per come è stato, a ottobre mi è stato proposto di collaborare per la prima volta con la pastorale giovanile, ma è stata quasi come una sorta tipo di consapevolezza. Dovevo essere presente sia con la pastorale nelle varie cose che naturalmente si organizzano, ma soprattutto essere presente alla Giornata Mondiale della Gioventù, che durante il periodo della pandemia avevo letto qualcosa, ma qualcosa a livello superficiale, dicevo mi piacerebbe. Ora invece posso dire che è una certezza, dovrò essere presente. Sarà una bella sorpresa. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo a raccontare, anche ad ascoltare attraverso un servizio le voci di due ragazze che proprio andranno a Lisbona il prossimo agosto ad incontrare Papa Francesco. Quindi rimanete con noi, a tra poco. Sicilia è in cammino verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Ne stiamo parlando in studio con Andrea Badalamenti di Monreale, collegato da Castellammare del Golfo c'è Don Giuseppe Grignano, responsabile per la pastorale giovanile della diocesi di Trapani. E proprio a Don Giuseppe volevo chiedere il tema, no, proposto da Papa Francesco per questa GMG: Maria si alzò e andò di fretta. Che cosa dice
nello specifico ai giovani siciliani. Maria era un'adolescente, viveva in Palestina con il suo diciamo bagaglio culturale, la sua società. E cosa dice ai giovani siciliani, anche proprio magari della tua diocesi, rispetto anche alle notizie di cronaca che abbiamo vissuto, no, in questi ultimi mesi che proprio arrivano da quelle parti? Ma sicuramente il messaggio, che la frase evangelica che ha scelto il Papa, ma il messaggio che ci sta dietro è un invito a cercare di vivere con responsabilità e consapevolezza il fatto che non possiamo rimanere adagiati nella solita vita, no? Cioè, nel senso, nella dimensione di routine che alle volte la società porta anche con sé. E come ha detto lei, anche nell'atteggiamento, o comunque in quello che possono essere le dimensioni che alle volte agli occhi degli altri, ma comunque agli occhi della società, della nostra provincia, del nostro territorio, può risultare quella che può essere anche l'aspetto mafioso, l'aspetto dell'adagiarsi anche su una cultura che di fatto non crea comunione, che non crea condivisione, che non crea prospettive di futuro, ma rimane arroccata dentro delle dimensioni anche di poca disponibilità, no, all'altro, di poca disponibilità alla giustizia, alla verità, a tutti quei principi che noi sappiamo sono poi i principi della risurrezione. E quindi credo che ai ragazzi di oggi del nostro territorio, della mia diocesi, questo invito che viene dal Vangelo è proprio l'invito a cercare di vivere da persone risorte, cioè dalle persone che sanno fare la differenza, che sanno portare un messaggio totalmente nuovo dentro una società che alle volte vive la dimensione stagnante di una cultura che anziché portare vita porta morte, o comunque vive dentro una dimensione proprio senza vitalità, no? Quindi credo che questo possa aiutare molto il nostro territorio. E allora adesso andiamo ad ascoltare proprio due ragazze di Altofonte, provincia di Palermo se non sbaglio, che saranno proprio in viaggio verso Lisbona. Vediamo perché partirà. A livello personale mi sto preparando per avviarci verso questa GMG attraverso la preghiera. E poi, come gruppo giovani della diocesi di Monreale, insieme al nostro arcivescovo Gualtiero Isacchi, ci stiamo preparando attraverso delle lezioni divine dal tema Maria si alzò e andò in fretta, che poi è il tema appunto della Giornata Mondiale della Gioventù. E quindi seguiamo queste lezioni, questi incontri con il nostro arcivescovo, che ci consentono di arricchirci spiritualmente e di affrontare con maggiore serenità questo percorso che ci ritroveremo a fare insieme. Vado alla GMG perché ho voglia di mettermi in gioco e di riscoprire il senso del viaggio, del mettersi in cammino, soprattutto quando si tratta di un evento così grande a livello internazionale, dove possono nascere tante occasioni di fraternità, di amicizia, riscoprire anche le amicizie nate e soprattutto la gioia di stare insieme in un clima di tanto entusiasmo e anche di festa. Mi aspetto di trovare sicuramente una chiesa dinamica che sappia mettersi in gioco e che sappia alzarsi e andare in fretta proprio come ha fatto Maria. Mi sto preparando alla GMG non soltanto da un punto di vista organizzativo, su quello che devo portare, sulle cose da mettere dentro lo zaino, ma soprattutto da un punto di vista spirituale, cercando di mettermi in cammino così come ha fatto Maria, che si alzò e andò in fretta per incontrare la cugina Elisabetta. Mi voglio preparare per questo grande incontro, un incontro che sarà con tanti giovani di tutto il mondo per riscoprire una fraternità universale. Non vedo l'ora di arrivare a Lisbona e cantare l'inno che già risuona nei nostri cuori, in particolare la parte del ritornello, dove recita: tutti dovranno sentire la nostra voce, allora alziamo le braccia, c'è fretta nell'aria. Gesù vive nei nostri cuori e non ci abbandona mai. Questo è quello che mi aspetto, la gioia di un incontro e la festa di stare insieme a tanti ragazzi da tutte le parti del mondo.
Sicuramente sarà un'emozione indescrivibile incontrare il Papa e poi per noi giovani insieme a lui sicuramente significa rispondere alla chiamata che Gesù stesso ci fa. Papa Francesco ci ha donato la frase «Giovani, sognate in grande» e credo proprio che ogni giovane porterà alla GMG tanti sogni, tanti grandi sogni, e quindi questo è l'augurio che faccio a tutti i giovani, anche a me. Giovani, sognate in grande, i giovani di Monreale hanno bisogno di sognare, questa è un'opportunità. Grande, una grande opportunità. E da questa naturalmente sarà un punto di partenza di nuovo per iniziare dopo naturalmente questo periodo di chiusura della pandemia, sempre perché i ragazzi hanno semplicemente bisogno di parlare e di ascoltare e ascoltarsi. Don Giuseppe, tu sei mai stato ad una GMG? Sì, io sono stato alla GMG di Panama nel 2019, quindi è stata lì la mia prima esperienza. Ho partecipato ad altri 20 dei giovani della Chiesa d'Italia, ma la prima esperienza proprio per me della GMG è stata a Panama. E che cosa ti ha dato questa esperienza anche come sacerdote? È sicuramente una visione universale della Chiesa, cioè quello che ricordo maggiormente, proprio perché eravamo dall'altra parte del mondo, quindi per me è stato anche un viaggio oltre l'oceano. È stato proprio respirare una chiesa totalmente diversa dalla nostra, uno stile di chiesa, non una chiesa, uno stile di chiesa totalmente diverso, e un affluire di popoli che realmente ti testimoniano come la fede in Gesù, che è sempre lo stesso, si possa sviluppare, vivere e si possa gustare attraverso culture completamente diverse. E questo me lo sono portato dietro, nel senso proprio è stato il respiro più ampio della Chiesa universale che ti riempie il cuore, perché ti fa capire come la fede sa toccare i cuori di tutti, senza fermarsi agli steccati delle culture o senza fermarsi agli steccati dell'appartenenza soltanto a una dimensione umana. Andrea, abbiamo visto che la felpa che tu indossi la indossava anche vostra amica Giusi, partente, Giusi, nel servizio. Ci spieghi questa... chi è lo stilista? Allora, lo stilista è il direttore della pastorale di Palermo, di Monreale, Don Gaetano Gulotta, che praticamente quando è stato della Notte Bianca ha portato queste felpe che con una semplice parola coffee, noi traduciamo Cristo offre perdono per ognuno di noi ovunque. Quindi è un messaggio di speranza che parte dalla notte, un messaggio di risveglio, a proposito di coffee, no? Che ci tiene sveglio, che si alzò e andò di fretta, con un po' di caffè in questo senso vai ancora più in fretta. Andrea, che cosa possiamo imparare dai giovani di oggi? Possiamo imparare tanto, perché loro poi alla fine prenderanno il posto che noi stiamo prendendo oggi. Io una cosa nella quale mi sono sempre sentito in parte chiamato è stato proprio lo spendermi per loro, perché i giovani se ne parla sempre guardandoli non dai loro occhi, ma dall'altra parte. È la stessa cosa che per esempio faccio a scuola. Io quello che dico è, io non sono un insegnante o l'insegnante o il docente, io sono una persona come voi. Come voi date a me, io darò a voi. E questo è quello che secondo me dobbiamo chiedere ai ragazzi d'oggi. Don Giuseppe, in 30 secondi mi dici in una chiesa sinodale i giovani che posto e ruolo dovrebbero avere? Devono avere. Ma i giovani devono avere il ruolo della profezia, non ce lo dice sempre Papa Francesco, di quelli che sanno guardare oltre lo steccato del tempo, perché ci aiutano a proiettarci verso il futuro. Quindi i giovani hanno un ruolo importante, perché ci aiutano a essere profeti e a sognare in grande la Chiesa, no? E allora, grazie a Don Giuseppe Grignano, grazie ad Andrea Badalamenti, buon cammino verso Lisbona 2023, buona preparazione, tornate ad aggiornarci se ci saranno eventi da raccontare, magari da raccontare anche alle altre diocesi. Buon cammino, noi prima di salutarci vi diamo un appuntamento importante, questa sera TV2000... Nei 10 anni di pontificato di Papa Francesco ci sarà una diretta, uno speciale, una puntata speciale con questo titolo: Francesco, la Chiesa che vorrei. Tra gli ospiti in studio Enrico Mentana, Andrea Monda, con i contributi anche tra gli altri di Andrea Bocelli e Cristina Comencini. Noi ci ritroviamo lunedì, come sempre, se volete saremo sempre qui in cammino dalle 19:30. A presto.